No, c'ho da andare. Un minuto. No, c'ho da andare a coso. Ma se... 30 no, secondi. Ma non so, direi delle cazzate. Che te frega? Te compromette. È un programma non di cazzate. Non fatti niente. È un programma me... di cazzate. Io no, 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 ma le cazzate mie non sono le tue. A te arrivi sì, di più, no. SOS Arezzo TV. Ciao, c'è scappato Santino perché abbiamo un impegno urgentissimo, forse anche perché non voleva parlare di quello che vogliamo parlare noi. Cosa vogliamo parlare? Perché dice magari dopo ti parlo troppo forte, dico troppe cose che non, te siete più dolce di me, vabbè dai, che i problemi c'è, ormai è già stato. Certo però che questa qui porta male. Questo come possiamo dire, il quartier generale è stato di Bracciali. Esatto. Quando era candidato a sindaco, è stato del sì. Porta male. Arezzo ha portato bene perché ha vinto il sì, Arezzo. Vabbè, ma a livello nazionale, sì, a livello... Città ha vinto di pochissimo, 50. In provincia però è stato un bel segnale per il sindaco, perché ha vinto col 50 e 40, o cose del genere, quindi pochissimo. Però ricordati che nel no c'erano voti che sicuramente sì, che non prenderà mai, perché bene o male mi sembra che la sinistra avesse votato per il no, sbaglio, avesse proposto sì. Quindi in campanello d'allarme per il sindaco è abbastanza interessante questo, soprattutto perché lui aveva vinto contro Bracciali che era un renziano doc, sì. Questo era un referendum bravo. Ricorda, poi ha vinto al secondo turno al ballottaggio, sì. Primo turno aveva preso meno voti ancora, quindi questo è un bel segnale per il sindaco. Anche se forse è un errore però ridurre, cioè qui era solo sì o no e con no, sì, no, la città no, c'entra no, niente. Non è stata messa così la cosa, messa sì, ma per la città di Arezzo non c'entra niente. Va bene, sono d'accordo con te che la città di Arezzo non c'entra niente, però bene o male è stata messa sul piano politico questa cosa, non sul piano del referendum, sia a una certa proposta di legge, non a una certa proposta di legge costituzionale, è stata messa su un piano politico. Almeno tutti i partiti a livello nazionale hanno fatto questo, quindi sicuramente anche a livello locale si sia comportati come da altre parti, quindi a livello locale se ci fosse stata un'elezione politico-amministrativa avrebbe vinto di nuovo il centro-sinistra, ha vinto così però avrebbe vinto di nuovo ben di più perché la sinistra logicamente non voterà mai insieme alla destra. Per cui è bel segnale per il sindaco, che faccia perché deve fare, perché altrimenti se no, se continuiamo nell'immobilismo così, penso che fra 3 anni avrà dei problemi, molti problemi. Certo, lui sarà schierato per il no, anche se poi non l'ha fatto in modo così attivo. Forse ha fatto bene, bene o male lui è una figura istituzionale, doveva lasciare fare ai suoi partiti che l'appoggiavano, non sicuramente il sindaco lo doveva fare, mi sembra che sia stato elegante in questo senso. E invece alla Tirina, luogo nativo del ministro Boschi... ha vinto il no. Questo è un messaggio chiaro. Scusate. No, c'è uno starnuto, non do mica niente, ma 2 starnuti, benissimo. Quando perché ti ho detto Boschi e sei messa a starnutire. No, c'entra, è mai venuto così. È venuto così, un pizzichino, no? E dicevamo, quindi, alla Tirina da Boschi ha perso, nel senso che ha vinto il no. Non è un caso, forse. Non gli vogliono bene in casa. Come mai? Ma sai, nessuno è mai profeta in patria. Le invidie sono sempre tante. Però molti si aspettavano che, visto che tu hai detto no, è stato un voto politico, quindi contro Renzi, e molti si aspettavano che in provincia di Arezzo, proprio per la vicenda delle banche, scattasse diciamo una sorta di vendetta. Invece è stato uno dei pochissimi posti in Italia, la città, la provincia dove c'è Banca Etruria, dove il sì ha vinto. Sì, perché oddio, le persone interessate magari non sono tutte di Arezzo, sono anche di altre parti, e le persone direttamente coinvolte possono essere un po' incavolate, magari le altre l'hanno presa superficialmente, hanno guardato soltanto le indicazioni che venivano date. Vabbè, comunque sia, la Boschi logicamente è una delle principali collaboratrici di Renzi, non per niente la proposta di legge veniva col suo nome, proposta Boschi, quindi niente, è andata male, dai, su, si mette l'anima in pace, andrà bene quest'altra volta, dai. Anche pianto, sembra. Certo girano le scatole. A lei le scatole girano. Sì. Questo è evidente, con scatole. Tutto quello che c'è. lei quell'altro non li può girare. No, però volevo dirti, si è sempre detto che Arezzo non è rappresentato. Ora avevamo addirittura un ministro della provincia di Arezzo, parlamentari. Lo vuoi paragonare con Fanfani Vecchio? No, noi non paragoniamo. No, non c'è paragone. Non c'è paragone. Perché bene o male noi siamo rappresentati.
E però gli interessi per questa città chi li fa? Appunto, infatti chi li fa? Perché la Bosca ha fatto gli interessi per questa città? Te lo sto dicendo, infatti. Assolutamente no. Ci siamo sempre lamentati che non avevamo rappresentanti, ora che avevamo i rappresentanti. Bravo. Che è successo? Niente. Assolutamente niente per questa città. Ma con questo governo che cade, si è rimesso, no? Quindi al di là di quanto rimarrà, perché c'è già dei distinguo e quanto... No, rimarrà per approvare la legge di bilancio, poi sicuramente rimarrà per approvare la modifica alla legge elettorale e poi dopo andrà a votare. Ecco, ma quei famosi soldi che dovevano arrivare ad Arezzo arriveranno lo stesso o no? Ah, speriamo, che sennò tutta la qualificazione, perché il sindaco, sindaco non fa niente. No, forse saranno già approvati quelli. Speriamo. Non è che ci fregano quelli, eh. Avevamo un piccolo presidente del Consiglio maltrattato, anche quella ad Arezzo, logicamente. E che ha fatto tante cose per questa città, non per niente a farsi dall'autostrada. E questi, noi da allora in poi non abbiamo avuto più nessuno e la città è rimasta quella che è rimasta. E ancora oggi abbiamo avuto un ministro importantissimo del governo italiano, che ha pensato soltanto a livello nazionale e mai a livello locale. I nostri parlamentari latitano, per cui niente, che vuoi. Questa è la città e d'altronde siamo rappresentati da questi personaggi. Comunque, bellissima sede questa, forse adatta ad altro. La prossima volta sarà meglio che vada da un'altra parte. Non ce ne vogliano i proprietari. No, assolutamente no, mi dispiace per loro, magari l'affittano fisso tutto l'anno, però purtroppo questa porta male, portagliela, dai, su. A domani. Ciao.